Friends, call me Matthew. Ciao. Sawadika. Sawadika è il saluto thailandese, giusto? Saluto thailandese, yes. Per dire ciao, mentre Kapun Kap per dire grazie. 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 Lui è Alessandro, per chi non lo conoscesse, lui è un ragazzo che viene da Pescara, esattamente come me. Noi ci conosciamo da 10 anni, giocavamo a pallone insieme da bambini. Poi le strade si sono un po' separate. Io sono andato via dall'Italia presto. Presto, quindi... molto giovane. Sei andato ad Amsterdam, giusto? A 19. Fare lavorare, fare money. A lavorare, sì, esperienza nuova, persone nuove. Pescara sì. È quella che è. Pescara quindi... è quella che è, la conosciamo, sì. E, sì, vabbè, Pescara è un po' piccolina. Piccola, la gente si conosce un po' tutta. Sì, difficilmente fai nuove conoscenze. Mentre... nuove esperienze. Nuove esperienze. Il giro per l'Europa, barra mondo... si sta meglio. Sta meglio. Sono d'accordo, lui ci siamo trovati molto a livello di concezioni di vita, visioni di vita. Io lo stimo tanto Alessandro per quello che fa e ha fatto. Lui ha preso, è partito, via. E infatti noi non ci vediamo da 7 anni, più o meno, 6 anni. Tu sei partito 7 anni fa per... Sono partito 4, 19, 4, 5 anni fa. 5 adesso anni fa. Il quinto anno che sto fuori. Ok, comunque anche prima che io stavo in Italia a Pescara ci vedevamo un po' poco, comunque non ci vediamo da un casino. Poi lui mi scrisse nel mio primo viaggio in Thailandia e mi ha detto: io sto a Chiang Mai, sono venuto a vivere qui, appena passi per qui vieni a salutare. Io ero un po' busy, che avevo da una tabella di marcia da rispettare, non sono riuscito. Adesso sono tornato per la seconda volta in Thailandia e ho detto: ci dobbiamo beccare per forza. Lui vive qui a Chiang Mai, al nord della Thailandia, un paesino che io sono, questa è la seconda volta che vengo, mi piace tantissimo, perché è molto turistico ma riesce a respirare la cultura del posto e che dire, la cultura thailandese è meglio. Spacca, spacca, abbiamo sta passione in comune per cultura e cibo e persone thai che... che è diverso dalla mentalità europea, diciamo. Totalmente che... diverso. Spieghiamo un po', cioè a livello di, innanzitutto, com'è il clima qua e la gente com'è? Il clima giustamente è caldo, cioè nel caldo. Senso fa caldo tutto l'anno. 12 mesi caldo. La gente rispecchia. Già batte. La gente rispecchia quello che è poi il clima, nel senso che ovviamente quando hai il sole 365 giorni l'anno, anche avendo altri problemi riesci ad affrontarli, secondo me. Più esatto, ne parlavo con più proprio leggerezza, con più serenità. Esatto, ne parlavo proprio con un mio amico a Pescara poco tempo fa, come il clima e appunto il sole, non sia il sole energia, no? Come potesse influenzare appunto, cioè, la vita quotidiana, ma anche la cultura e le popolazioni, cioè pazzesco. Anche qui sorridono. Sorridono sempre. Sono stressati pure loro, però sì. Sorridono e di base c'è più quella concezione di viversi la vita con, esatto, con leggerezza e accontentarsi un po' di quello che è anche magari il paesaggio, magari, non lo so, Chiang Mai è una città molto verde, diciamo, parchi nazionali, sì. Non è Bangkok, non è... Bangkok è crazy. Bangkok è crazy. Quindi, qui è molto un po', cioè più calmo. Più calmo, più relax e più per insomma stare per i cazzi sua. Sì, come si suol dire nel francesismo. Esatto, esatto. No, qua si riesce a stare per i cazzi tuoi veramente. E, appunto, il clima spacca. La gente spacca ancora di più. Non è che respiri proprio tutta quella frenesia e anche qua vanno tutti di corsa. Cioè tutti devono fare cose, comunque come stiamo a parlare anche ieri, cioè, qua chiunque fa business. Chiunque. Cioè loro thailandesi nascono con la concezione che fanno business. Quasi tutti lavorano per i propri sogni, giusto? Sicuramente sì, la maggior parte, almeno delle persone che ho conosciuto io sì, nessuno lavora per altri o chi lavora per altri
lo fa con determinati requisiti, determinati... Certo. Vabbè, a parte, non lo so, però magari sì, imprese di costruzioni che lì ci servono per forza dipendenti. Sì, però servono dipendenti che comunque hanno delle agevolazioni, per dire, no? Se non vengono sfruttati, come per dire, certo, in Italia fai 12 ore e te ne pagano, certo, 6. Certo. Anche il thailandese sicuramente, rispetto a chi viene da fuori a lavorare, è svantaggiato a livello di stipendio. Okay. Sono sottopagati rispetto a quello che è lo stipendio medio per la gente che viene a lavorare da qua. Certo. Però sono avvantaggiati per esattamente aprire le loro business, le loro cose, sì, non sono tassati così come sono tassati in Italia. Perché appunto, come diciamo l'altro giorno, la differenza tra un thailandese e un turista che viene qui e vorrebbe fare qualsiasi tipo di cosa, a livello diciamo un po' legislativo del posto ci sono differenze. Ci sono un differenze. Turista, da quello che ho capito, è molto più complicato. Il turista deve assolutamente avere un thailandese come partner nella compagnia. Poi il partner diciamo può essere a percentuali maggiorate, quindi certo, deve essere 50, quindi un socio, 40. Una moglie, un marito, insomma. Sì, ci vuole un qualcuno che... Sembra una sposa thailandese. Tu c'hai la sposa thailandese. C'ho la sposa thailandese. Sono accostato sì, qua anche per quello. Lui è un ragazzo thailandese che vive appunto qui a Chiang Mai. Tra l'altro io l'ho conosciuta, mi ha invitato a casa sua, abbiamo fatto una cena local in famiglia, e anche loro, cioè le famiglie thailandesi, sono pazzesche. Sono un po' come famiglie nostre, sono accoglienti. Accoglienti, super. Cucinano, mangiano, bevono. Sì, sì, sì. Quindi appunto sei venuto a Chiang Mai anche appunto per il cuore. Anche per il cuore, sì, 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 era arrivato il momento di sistemarsi un attimo. Là ci si piove gela, sempre. Ci si gela. Quindi... Tu sei passato da felpe, felponi, cappelloni che e ho ancora tutto e non metto più caso. Chiusi in scatola, ciabatte, camicette. Esatto. Abbiamo... Pazzesco. È costoso vivere qua? Come funziona? Non è costoso rispetto ovviamente a quello che era per me Amsterdam. Assolutamente. Qua è diventato tutto 3 volte più cheap. Cioè la casa comunque costa in media molto poco, affittarla quanto più. Cioè esempio, se un turista o uno del posto vorrebbe affittare per un mese la casa, quali sono le differenze? Quanto paga uno e quanto paga l'altro? Poche, le differenze sono poche, sicuramente un thailandese può contrattare di più il prezzo, certo, a livello di, cioè, perché non sono come in Italia o ad Amsterdam che il prezzo di affitto è in base al valore della casa, quindi l'affitto è molto opzionale. La carlona. Cioè, lo posso dare a 800 oggi e domani a 1200 perché c'ho quindi, il tipo. Quindi ok, indipendentemente da che casa è e quanto vale, cioè il prezzo dell'affitto si può muovere molto. Si può spostare molto. Ad esempio un po' fuori città, come quelle che stiamo vedendo l'altro giorno, per un mese quanto costa? Il posto che ho affittato io, dove ti ho portato, che comunque volendolo arredare come casa potresti tranquillamente viverci. Sì. Ha un costo di 300 euro al mese. 200... 300 compreso tutto? Tutto. Pazzesco, quindi affitto, luce, gas, sì, condizionatore acceso, esatto, compagnia cantante, sì, tutto quanto. Beh, ci sta. Ci sta, ci sta. Ci sta. La casa non è piccola, comunque 2 piani, quindi comunque hai i tuoi spazi. Cioè... 2 piani, sì, io l'ho vista, 4 stanze, 2 bagni, balcone, cioè. Si secondo sta... me una casetta pure un po' più piccola può trovarla tranquillamente e a 150. Molto meno, sì. 50 euro, quelle tipo appartamenti monostanza, vabbè, quelli che ne so, per vivere tranquillo, sì, senza che c'è tipo cucina, troppe esigenze, esatto, sì, troppe, pazzesco, pazzesco. Vabbè, io sempre più innamorato di questo posto e adesso non venite tutti in Thailandia perché non venite tutti sennò qua no, vabbè. A parte, cioè, al di là del non venite tutti o venite tutti, io sono venuto 4 mesi fa e in 4 mesi qua è cambiato praticamente tutto. Molti più turisti, e una marea di turisti in più. Ovviamente io sono venuto nella stagione delle piogge, adesso è diciamo l'estiale, la nostra estate qui, quindi sicuramente un po' è anche per questo.
Ma non solo, per questo. Ci sono stati diversi cambiamenti a livello di leggi e di cose, quindi diciamo che negli ultimi 6 mesi c'è stato un bel incremento pazzesco di gente che viene, tra cui io, perché sono arrivato anch'io in quel, certo, a carico di quelle novità, tra virgolette. E sì, io l'ho visto anche tipo a Bangkok, già solo lì, che comunque già è una metropoli enorme. Già solo Bangkok, tipo 4 mesi fa, non c'erano, nella via più pazza, Khaosan Road, non c'era tutto quello che c'è ora. Hanno aperto dei rooftop, ma in 4 mesi, cioè pazzo. E Chiang Mai lo stesso, era molto tranquilla. Adesso Chiang Mai ha fatto l'aeroporto, è diventato internazionale. Quindi arriva la gente direttamente, sì, a Chiang Mai senza fare stop a Bangkok. Sì, dai, da quello che abbiamo capito la Thailandia, anzi è sicuro così, è in forte espansione sia, diciamo, economica che turistica. Hanno aperto appunto pure questo aeroporto qui internazionale, ciò vuol dire che molti scali lo fanno qui e porta a far venire molta più gente. Inoltre io ho visto anche, ad esempio, se a me piace sempre informarmi un po', vedere i prezzi d'affitto, costo dei terreni, ho visto che in 4 mesi ha fatto un balzo totale. Sì, totale. Sicuramente ha aiutato molto la guerra russa. Sì, ha spostato molti russi qui. Tutti i russi, sono tutti russi con i soldi da investire che non possono più investire in Europa, che gli hanno tagliato banche e tutto. Uh-huh. Hanno preso i loro soldi e li hanno portati in, sì, Asia. Io ho conosciuto anche molti australiani che praticamente a 2 ore e mezzo da qui c'è l'Australia, che si guadagna una marea di soldi. Immaginate che è come se noi andassimo a Roma, quindi 2 ore e mezzo di viaggio e trovi una cultura diversa, vivi con pochissimo. Immagini che tu in Italia guadagni $8.000 al mese, fai 2 ore e mezzo di aereo, di macchina, di quello che sia, e vai in un posto dove a vivere costa $12-13 al giorno. Cioè, e ho conosciuto tantissimi australiani che sono andati a fare business qua. Sì, tutti bene. C'è un incremento di popolazione, di turisto, di turismo, di economia pazzesca. È facile trovare la sposa. Sì, perché qui le thailandesi, per gli occidentali, diciamo che hanno un punto. Sì, vabbè, poi loro sono molto calorose, cioè normalmente passeggiando per strada non è difficile che una thailandese ti prendi per mano e ti invita a bere una cosa, no? È vero, è vero, succede molto spesso, molto spesso. Nell'ordinario. Nell'ordinario. Come è giusto che sia, alla fine. Come è giusto che sia. Non nulla da fare. C'è il sole. C'è il sole, perché no? Esatto. Perché in no? Più qua dal 5 luglio è successo qualcosa. Dal 5 luglio di quest'anno. Sì. Comunque sia, hanno fatto una legge un po' nuova per l'Asia. Per l'Asia e vabbè anche per l'Italia. Per l'Italia. Anche per l'Italia. Però hanno legalizzato la marijuana. Hanno legalizzato la marijuana. E adesso siamo tutti scoppiati anche qua. Sì. E a te sta cosa c'hai trovato qualche beneficio? Trovo qualche beneficio, sì. Stai, diciamo, iniziando a muovere i primi passi. Sto facendo il mio. Okay. Dopo lo dedichiamo un video per. Non anticipiamo troppo. In futuro. Quando. Work in progress, insomma. Vabbè, dopo vi facciamo vedere che sta a combinare con Paruccio. Al momento siamo ancora con le tabelle abbassate. Vabbè, sì. Però arriviamo. Aspettiamo il vento giusto. Arriviamo, sì, mi sono spostato qua perché non volevo più lavorare per qualcuno. Per i sogni di un'altra persona, come si suol dire. Preferisco lavorare per i miei. Sono d'accordo. Quindi sai come dico io sempre, se la mattina ti svegli, diciamo col tuo orologio biologico, un'ora prima della sveglia, ossia prima che suoni la sveglia, vuol dire che stai a fare la cosa giusta. Se invece ti aspetta la sveglia, svegliarti, andare a lavorare per i sogni di un'altra persona, è difficile farlo nel lungo periodo. Difficile anche non appagante. Esatto. Non appagante. Noi l'abbiamo fatto tanto, perlomeno io ho fatto, tu l'hai fatto. Io ho fatto anch'io. E non è detto che lo dovremmo continuare a fare nel caso in cui le cose vadano male, però siamo sempre pronti. Siamo pronti. Non ci fa paura. Però se è possibile, lavorato, insomma. Ho sempre lavorato, quindi lavoro tuttora, non è che adesso lavora qualcun altro. Però se è possibile si cerca di tendere al lavoro quando è stesso.
Faccio come mi pare, sono io il capo di me stesso. Bellissimo. È la meglio si cosa. Vede, sorridi. È la meglio cosa, sì. Lui è un po' timido, non ci si mette troppo avanti alle telecamere. Mo che vengo dobbiamo fare un'intervista per forza. Lui mette, dai, è solo perché era Mattia. Solo per me. Altrimenti no. Mo ci tocca andare a lavorare oggi, mi sa, vero? Oggi andiamo con dobbiamo le... andare a lavorare. Con le taglie a sì. Fare un paio di vestiti. Oggi dobbiamo praticamente... serve una mano in famiglia. Bisogna andare a lavorare, io ho detto vengo anch'io e andiamo praticamente a consegnare i vestiti che la famiglia della sposa cuce per l'università, ossia le cerimonie di laurea, no? Di laurea. Ci stanno queste tuniche che spaccano, raga, spaccano veramente. E, ma ne so come 9.000, 10.000 tuniche. 8.000 studenti. Quindi... 8.000 studenti gli vanno consegnate a ognuno la propria tunica perché prendono le misure. Quindi immaginate quante bisi. Dai, mo andiamo, lo facciamo vedere. Ciao, ciao ragazzi. Ragazzi, ciao. ตัวกาแฟนะลืมไปว่ามันติดฝุ่นกาแฟแบบนี้พี่ติ๊กก็กินยาแก้แพ้ต้องกินกาแฟไม่ใส่นมจ้ะไม่ใส่นมจ้ะเออดูป้ายไหนด้วยไงด้วยจ้ะนี่หน้าบ้านดูดิควายเปิดตั้งที่ศูนย์ศูนย์สามที่ศูนย์ศูนย์สามนี่ไม่รู้ค่ะปากมากกรุงเทพหรือเปล่าคะวันนี้ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในระบบเพราะว่า